Ma che cambiamento assurdo ha fatto Zac Efron fisicamente nel corso della sua vita? Parliamo un po' dell'attore. Zac nasce in California nel 1987 e nel corso della sua vita è diventato attore, cantante e produttore cinematografico statunitense. Nel 2005 inizia una relazione con Vanessa Hudgens durante le riprese di High School Musical e i due si lasciarono nel 2010. Successivamente ebbe una relazione con Lily Collins a partire da fine 2011 fino a fine 2012, quando i due si lasciarono, e dal settembre 2014 fino al 16 ha avuto una relazione con la modella e imprenditrice Sami Mirò. Nel 2007 viene nominato come uno dei 100 ragazzi più belli dalla rivista People e appare sulla copertina del mese di agosto 2007 di Rolling Stones, nel quale esprime il desiderio in futuro di interpretare un supereroe. Ma ora mettiamo un po' da parte la sua vita privata e iniziamo a parlare del cinema, che infatti ha preso parte a numerosissime pellicole. E ora ve ne andrò un po' a parlare. L'ultima credo sia una cosa impressionante, almeno dal punto di vista del suo fisico. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine così scoprirete qual è il film in cui lo vedrete più grosso. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. La sua carriera inizia nel 2002 con delle serie TV come Firefly, ER, The Guardian, Summerland, CSI Miami, NCIS, Zack e Cody al Grand Hotel e The Replacement. Proseguendo nell'anno dopo, prende parte a dei film Lifetime, Due vite segnate e The Derby Stallion. Arrivando nel 2006, l'attore interpreta Troy Bolton in High School Musical e vince un Emmy Award e un Teen Choice Award come miglior attore rivelazione, condiviso insieme alla co-protagonista dei film Ashley Tisdale e Vanessa Hudgens. Le canzoni del film debuttano simultaneamente il 4 febbraio 2006 nella classifica Billboard Hot 100 con Get Your Hand Game e Breaking Free. La settimana successiva compaiono nella classifica Start of Something New, What I've Been Looking For e We Are in This Together. La pellicola fu un successo pazzesco, che se ne parlò per moltissimo tempo. Io me lo ricordo, ero alle medie. Le ragazze erano impazzite per questo Zac Efron, che sembrava fosse il suo momento di massimo splendore. E quindi niente da dire, perché il film toccò praticamente il cuore di tutto il mondo. E negli anni successivi arrivarono High School Musical 2, High School Musical 3, Hairspray, Grasso e Bello, e anche Seventeen Again, Ritorno al liceo, grandissima pellicola in cui il nostro Zac Efron recita accanto a Matthew Perry, attore venuto a mancare qualche mese fa. Ma non pensate minimamente che la lista dei film finisca qui, perché il nostro Zac ha preso parte anche a moltissime altre pellicole, come Me and Orson Welles, Segui il tuo cuore, Nonno scatenato accanto a De Niro, Quel momento imbarazzante, Ted Bundy, Fascino criminale, The Paperboy, A qualsiasi prezzo, Cattivi vicini 1 e 2, Baywatch con il nostro Dwayne Johnson, The Greatest Showman accanto a Hugh Jackman e Zendaya, per poi tornare nel cinema recentemente ad interpretare un pugile molto famoso nel film The Warrior, The Iron Claw, un film pazzesco in cui, come vi ho detto all'inizio, il suo fisico è cambiato tantissimo. Aveva già avuto una grandissima trasformazione nel film Baywatch, però qui, ragazzi, spacca veramente di brutto. Io non so se lo avete visto, ma è una cosa pazzesca. Io non so come abbia fatto, che tipo di allenamento abbia fatto, se ha preso delle bombe o meno, però quello che vi posso dire è che è diventato un bestione. E se siete curiosi di vederlo, andate subito al cinema perché è appena uscito il suo film. La regia è stata affidata a Sean Darkin e la pellicola è incentrata sulla figura di Kevin von Erich e sul resto della famiglia von Erich, storica dinastia del mondo del wrestling. E a recitare accanto al nostro Zac Efron non poteva mancare anche un favolosissimo Jeremy Allen White, che diciamo che ai Golden Globe ha un po' spaccato di brutto, che vincendo numerosi premi e diventando, almeno quest'anno, uno degli attori più famosi del mondo. Io comunque spero che voi abbiate apprezzato questo video e che vi sia piaciuto quest'attore, la sua carriera, la sua bellezza. Ormai è diventato una sorta di sex symbol per quanto riguarda il globo terrestre. E niente, vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!